Quanto guadagno oggi? Non mi piace parlare di soldi, perché i soldi sono solo una conseguenza del percorso. Sicuramente guadagno più di prima e sicuramente ho guadagnato tempo e salute. Ciao a tutti e scusate il ritardo. Io sono Paolo Boscolo, sono libero dal lavoro. Mi sono liberato dal lavoro in circa un anno e mezzo. Lo so, ci ho messo un po' di più di alcuni di voi, però quando mi sono iscritto io, LDL era quasi all'inizio. C'erano pochi servizi, c'era Evo Forex, c'era il bonus e i segreti di Agostello, che tra l'altro erano cappati. Quindi ho aspettato un po' prima di acquistare il mio primo servizio sportivo. Quanto guadagno oggi? Non mi piace parlare di soldi, perché i soldi sono solo una conseguenza del percorso. Sicuramente guadagno più di prima e sicuramente ho guadagnato tempo e salute. Perché? Perché prima avevo uno studio di progettazione e combattere con la burocrazia italiana sapete che è molto dura. E una volta che hai combattuto con la burocrazia, devi combattere per farti pagare la parcella. Ecco, ero stanco di fare così. Un altro motivo che mi ha spinto a impegnarmi nel percorso, a impegnarmi per diventare un autore e crescere tuttora come autore, è stata la morte dei miei genitori. Sono morti tutti e due in un paio d'anni e hanno lavorato una vita sempre sotto per dare a me, a mie sorelle, a mia famiglia tutto quello che ci serviva. Ecco, non volevo fare quella fine là, con tutto rispetto. Come detto prima, i soldi in liberi dal lavoro sono una conseguenza di quello che fai, però la formazione che trovi all'interno dei vari corsi, dei vari servizi o delle varie dirette è di inestimabile valore. È ragionare in asset, pensiero laterale, i piani di investimento per i soldi e anche per se stessi, non credo ci siano tante cose così fuori da liberi dal lavoro, e se mai esistessero sicuramente costerebbero un occhio della testa. Quindi grazie Libri del Lavoro, grazie Paolo Luini e grazie a tutti gli autori di LDL. Posso immaginarmi un mondo senza Libri del Lavoro? Sì, basta ricordarsi 3 anni fa com'ero o com'erano tanti di voi. Il mondo sarebbe stato bello uguale? Assolutamente no. Quindi ragazzi, coraggio, ce la faremo tutti. Basta, mi sembra di aver detto tutto. Vi saluto, ciao!